Buonasera a tutti, adesso accenderò le luci, non rimaniamo tipo cinema. Buonasera, benvenuti al Mosaico Cesano, da tutte le parti dove siete venuti e ci avete raggiunti per questa esperienza, devo dire, sempre straordinaria, perché ogni volta che facciamo una mostra è sempre una grande emozione. È un'emozione certamente per l'artista che ha la possibilità di esporre in un luogo come questo. Ma è anche un'esperienza straordinaria per noi che l'accogliamo, perché ci mette nelle condizioni di poter interagire con l'arte e gli artisti, con le persone al di sopra poi effettivamente dell'opera in sé, perché noi sappiamo bene che l'opera d'arte è espressione dell'interiorità dell'artista che la realizza. Quindi avere a che fare con la persona ancora prima dell'opera d'arte diventa una chiave di lettura per poter entrare dentro quell'opera e riuscire a scoprirne gli ambiti misteriosi che l'opera, diciamo, racchiude in sé. Io innanzitutto vi porto il saluto del Vescovo di Eccellenza Calogero Peri, che è stato impedito in questo momento per poter venirci a dare un saluto, perché ha dovuto celebrare un'eucaristia, perché ha avuto un ospite. E quindi noi mi ha detto di mandarvi i suoi saluti e di scusarsi con voi appunto per la sua assenza. Ma insieme a Francesco Failla, che è il direttore dell'archivio della Biblioteca Diocesana, io che sono il direttore del museo, vi accogliamo proprio a nome del Vescovo, perché noi non avremmo motivo di esserci se non ci fosse un Vescovo che ci avesse dato questo mandato, quindi vi diamo il benvenuto in questo museo diocesano. Avrò visto questo video in questi giorni non so quante volte, però ogni volta mi emoziona. E prima di iniziare a parlare avevo proprio il nodo alla gola, no? Sta ritornando un po'. E perché effettivamente iniziare con un video che ti fa vedere la tecnica delle opere che poi vedrete diviso in cappella, ti mette appunto, come dicevo prima, nelle condizioni di poter entrare nel mondo di Emiliano Alfonsi, l'artista di queste opere straordinarie che vedrete. Io non vi annuncio molto, perché comunque ci sono persone più qualificate di me per parlare di queste opere, e innanzitutto voglio appunto salutare Emiliano Alfonsi, l'artista di queste bellissime opere che vedrete, Carmen Bellalba, che è la curatrice che ritorna al Museo Diocesano dopo aver allestito insieme a noi e curato la mostra di Benedetto Poma, che saluto perché ogni volta ci accompagna anche negli altri eventi che abbiamo fatto. Questa mostra è una mostra che ha già avuto modo di essere ammirata all'interno della nostra regione in ben due tappe. La prima tappa è stata al Museo Riso di Palermo, la seconda tappa invece al Museo Diocesano di Agrigento, con la direttrice, che è Domenica Brancato, che saluto, insieme al direttore dell'Ufficio Beni Culturali, Giuseppe Pontillo, che sono venuti a presenziare a questo evento che chiude il percorso siciliano. A me è dispiaciuto non poter essere presente all'inaugurazione di Agrigento, ma ero in ospedale appena operato di protesi all'anca, quindi ho avuto qualche problema ad essere presente, però sono molto contento che voi abbiate accolto l'invito nonostante la giornata infelice dal punto di vista climatico. Bene, allora, visto che il sindaco non c'è, l'assessore non è venuto, il vescovo neanche, adesso noi allora saltiamo la parte noiosa dei saluti istituzionali, giusto perché lo diciamo così, perché giusto per scherzare, e invece diamo la parola a Eugenio, che ci accompagna, come ha già fatto nell'inaugurazione a Palazzo Riso, cioè alla Cappella dell'Incoronazione, con dei versi di Alda Merini. E adesso io passo la parola a Carmen, così magari dice due parole su questa. Lo facciamo anche direttamente a lui. Ok. Buonasera a tutti, intanto. Semplicemente questo. Prima Fabio diceva conoscere Emiliano Alfonsi, siamo qui per questo, e conoscere le sue opere.
Conoscere Emiliano però significa attingere alla poesia di Aldo Merini, perché Aldo Merini assume un significato molto importante non solo nel lavoro pratico, ma in quello che è il lavorio che ciascun artista tendenzialmente fa. Ci sono anche qui in sala diversi artisti, ma tutti quanti siamo figli della poesia, non tutti ce ne rendiamo conto. Quindi lascerei parlare proprio la Merini, che in più di un'occasione vi farà avvicinare meglio a questo artista straordinario che è Emiliano Alfonsi. Ho conosciuto Gerico, ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia, confuso dentro la folla, un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco di asceti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava. Ma andavamo verso le messe, e le messe di nostro Signore erano lì, con Cristo il Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo l'incenso. E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano, un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono rivestata. E anch'io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Ma non sono salita ai cieli, no. Sono discesa all'inferno, dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. Questo omaggio alla poesia di Aldo Merini e soprattutto alla scelta di questo brano che è Terra Santa, l'abbiamo voluto inserire proprio in un contesto un po' più ampio, oltre a quello artistico, che è quello internazionale, perché stiamo vivendo, anche se per sentito dire, una catastrofe umana, umanitaria, che è quella che sta colpendo la Terra Santa, quindi mi sembrava doveroso iniziare con un ricordo, anche perché non possiamo rimanere indifferenti. E potrebbe capitare anche a noi, diciamo. Noi viviamo in un contesto di pace, di serenità, però ecco, dietro le porte abbiamo anche questa tragedia. Io ringrazio Fabio, chiaramente, perché ancora una volta si fida di me e quindi mi ospita i miei progetti, insomma, i miei pensieri artistici, che poi si palesano in una esposizione come quella che andiamo a vedere stasera. Sinovia nasce in realtà 3 anni fa, perché incontro virtualmente l'arte di Emiliano Alfonsi. E la prima cosa che mi colpì, oltre all'impatto visivo con le sue opere, è stato il retaggio culturale che aveva Emiliano. Perché rintracciavo nelle sue opere qualcosa che andava oltre la bellezza, ma veramente una conoscenza profonda di quello che è il nostro patrimonio culturale. Si spazia dal Liberty, si spazia al Fiammingo, possiamo rintracciare un gotico cortese, ma sarebbe riduttivo relegare Emiliano in questo solamente, perché poi tutto questo probabilmente dà origine a quella straordinaria inventiva artistica che lui ha. E lo fa attraverso un rigore tecnico incredibile. Che, da dove viene questo rigore? Ecco, la domanda che mi sono posta quando ho visto le sue opere era: ma chi è questo artista? Da dove viene? Da dove arriva? E sono partita per Spoleto. Allora, non voglio raccontare chiaramente tutta la storia, ma questo viaggio per Spoleto per me è stato importantissimo, perché
incontrare il suo mondo, cioè entrare dentro casa sua, vedere cosa accadeva. Dentro casa sua ha fatto sì che nascesse Sinopie. Sinopie nasce proprio dalla scoperta straordinaria della sua tecnica pittorica. Sarebbe a dire la tecnica quattrocentesca dell'utilizzo del luogo. Che è una cosa che io ho studiato sui libri. Cioè io mi sono formata con questi artisti e non credevo ai miei occhi. Il tempo, la cadenza del tempo nella vita artistica di Emiliano è una cosa molto importante, tanto anche affascinante. E allora vedere come lui sceglie i pigmenti, quindi queste polveri, questi aceti, questo acre profumo, cioè tutto questo mi ha inebriata veramente. E allora nel viaggio di ritorno ho cominciato a pensare che cosa poteva uscire da questo incontro, se non portare lo spettatore alla scoperta di tutto questo e non fermarsi solamente al visivo. Ed ecco qui che la parola stessa sinopie o sinopie ci riporta all'atto iniziale di qualsiasi artista. Un artista che si vuole cimentare con la propria arte butta giù in un attimo quella che poi sarà la traccia definitiva del suo operato. E quindi è un viaggio all'indietro. E allora da qui Emiliano viene da me e mi dice: Carmen, farò dei monocromi. Quindi la scelta del colore, quindi un monocromo, quindi sia il verde, la terra di Siena, il blu di Prussia, a noi serve essenzialmente per ridurre all'estremo l'elaborazione magari pittorica e riportare a quello che è l'essenziale. Che poi di essenziale non c'è quasi nulla, perché lui si muove tantissimo, come accadeva anche in passato, con il simbolo. Quindi la scelta anche è l'intersecarsi di simboli che possono sembrare stare lì per caso, in realtà non fanno altro che costruire tutto il linguaggio che poi andrà a completare l'opera. Dove? Nel volto delle persone raffigurate. Che sono tutti personaggi contemporanei che appartengono alla quotidianità anche di Emiliano, ma che sono diventati temporali. Quindi sono persone che sono state estraniate dal tempo e quindi ricondotte dove noi vogliamo. Possiamo renderli quotidiani, ma anche appartenenti a un'epoca passata. Nel caso specifico di Caltagirone, Emiliano decide di realizzare un inedito che state vedendo qui tutti per la prima volta, che è Sacruntus. Sacruntus, che significa sacro incenso, è un'opera dedicata, possiamo dire così, al testo di Fabio Raimondi, perché è stato il testo, che magari spiegherà meglio l'autore, l'essenza di quest'opera. E dove Fabio Raimondi parla appunto di polvere, di nuvole, purpure. Questo color porpora interessa fino allo spegnimento la mente di Emiliano, tanto che decide di realizzare un'opera porpora. Il color porpora non è un colore che troviamo, e quindi questo è l'unica opera a non essere un monocromo, ma essere la realizzazione di tre pigmenti differenti, tre rossi. Ora, questo è un aspetto che non voglio togliere, cioè a te, quindi lascerò. E, a conclusione, io non voglio tenervi più del tempo dovuto, però ci tengo a precisare una cosa, Fabio. Quando Sinopie è nata con l'intento di essere una mostra in itinere, cioè che doveva viaggiare in diverse strutture museali. Da storico dell'arte, da persona che si è sempre cimentata in questo ambito, per me è molto importante che le strutture museali colloquino fra di loro, che ci sia questa apertura, che ci sia questa collaborazione, a prescindere dal fatto che si tratti di musei diocesani, ecclesiastici o musei regionali, perché ad esempio, io ho avuto la fortuna di lavorare in Sicilia con tre strutture differenti, ma quello che mi hanno potuto dare i due musei ecclesiastici,
pratici, cioè il diocesano di Agrigento, quella direzione di Domenica e la supervisione di Padre Gentilio, che è persona squisita e veramente dall'apertura anche artistica notevole, perché tutto quello che lui ha fatto non avrebbe potuto farlo una persona, tanto dicasi di te, come tu dicevi anche del vescovo, se non avessi, no, l'appoggio del vescovo non potrei far nulla. E questo per noi che lavoriamo in questo settore è molto importante, Fabio, perché noi dobbiamo avere la certezza, la sicurezza anche che chi accoglie i nostri progetti abbia anche le competenze per poterlo fare, altrimenti i progetti non possono andare avanti e non avrebbero le gambe per poter camminare. E quindi grazie intanto a voi, grazie a Emiliano per aver reso possibile questo progetto meraviglioso e che si sposterà ancora, quindi andrà non in Italia, siamo in Italia, andiamo a Roma intanto e ci spostiamo in altre città italiane, ecco, voglio dire questo. Grazie Carmen per questa esposizione anche del progetto Sinopie, che ovviamente ha ispirato anche il mio testo, perché il mio testo non è partito prima di Sinopie, cioè prima c'è stato Sinopie e poi da Sinopie è arrivato il testo, che troverete nel catalogo che vedrete giù, potete acquistarlo all'ingresso in biglietteria. Grazie per averci accompagnato nel conoscere, comprendere un po' di più questo progetto che è appunto Sinopie e che nella parola immediata ci fa pensare tipo allo sfoglio dell'affresco, no? Perché ti fa pensare al tratto quello fatto con appunto questa polverina rossa che poi lasciava. Però poi in realtà ha tanti significati, perché è anche quella striscia rossa che ti permette di tracciare un percorso ben preciso, cioè sono tutti elementi che ci permettono di comprendere a fondo quanta ricchezza ci può essere nelle parole che noi utilizziamo, dei significati che ci sono. Quindi io intanto ti ringrazio per la disponibilità, per l'accoglienza anche dell'amicizia che ci permette anche di lavorare insieme in questo modo e di poter offrire anche al pubblico, dei visitatori della città e non solo, perché ovviamente questo è un periodo un po' più particolare, siamo molto, c'è molto turismo a Caltagirone, quindi dovremmo avere anche la possibilità di offrire questa mostra anche ad altri visitatori. In genere ci sono degli artisti che preferiscono non parlare, no? Perché vogliono che siano le opere a parlare. Emiliano è una via di mezzo, perché in realtà quando l'opera d'arte è così intensa diventa necessario poter dare una chiave di lettura, per non lasciare che tu passi, guardi l'opera, ne rimani certamente affascinato perché è un'opera che ti cattura, ma magari può rimanere qualcosa di irrisolto ancora. Quindi magari una chiave di lettura anche della motivazione della scelta di quest'opera, come diceva Carmen, io te la chiederei. Poi tu puoi fare quello che vuoi, cioè nel senso che puoi anche fare un monologo, non so se resisterebbero, però resisterei io. Ok, quindi ti passo la parola e poi passeremo ancora una volta. Grazie Fabio. Intanto buonasera a tutti quanti e, come si diceva prima, questo è il terzo appuntamento in questa vostra terra meravigliosa. È quasi diventata una seconda casa ormai, la vita che la frequento, insomma. Sì, decisamente, guarda, rispetto a dove vengo io, questa è una temperatura molto più mia, mi sento sicuramente più. Luglio è stato il momento terribile, proprio drastico, esatto. Ah, però ad Agrigento siamo stati anche bene. La sera. Si stava molto bene. Questa è casa, montagne, colline, boschi per me.
Sì, è vero, faccio sempre molta fatica a parlare delle mie opere, ma perché io credo che la cosa importante, e se ne parlava proprio poco fa con il direttore dell'archivio, la cosa fondamentale di un'opera d'arte è proprio il messaggio che naturalmente rimanda allo spettatore. E il valore assoluto dell'opera è proprio in questo dialogo che si instaura tra chi osserva l'opera e l'opera stessa. Quando viene a mancare questo dialogo naturale, spontaneo, vuol dire che lì c'è qualche problemino, ma non da parte di chi osserva, ma forse proprio da parte di chi ha fatto l'opera o dell'opera stessa. Fortunatamente devo dire che i miei lavori instaurano sempre un dialogo molto immediato, poi le persone si cominciano a domandare ma che significa quella falena, che significa quell'aquila o che significa quel cuore pulsante, eccetera. Quindi sono tutti punti interrogativi che io sono sempre molto disposto a colmare, no? Ma magari lo raccontiamo direttamente davanti l'opera, che forse diventa anche più stimolante rispetto alla fotografia. È un'opera che, allora, come avvenne, diciamo, Sinopia è un progetto itinerante, quindi avrà tante altre tappe, ci auguriamo, Roma sarà la prossima in primavera, e io ho sempre il desiderio, questo a Carmen l'ho sempre detto, di rinnovarla, di rinnovare questo progetto, di renderlo sempre, di aggiungere sempre qualcosa e di farlo maturare, no, in base a tutte le esperienze che sta facendo in questo lungo percorso. Ad Agrigento di nuovo c'è quella sezione dei disegni che abbiamo poi riproposto qua, e qui per me presentare ad Agrigento i disegni, che sono una cosa molto importante, molto intima, è stato proprio quel tocco nuovo che portavamo rispetto a Palermo. Qui, quando io ho letto il tuo testo, ho detto oibo, nel senso che ha toccato veramente delle mie corde. Hai parlato di simboli, hai parlato di sensazioni, hai raccontato qualcosa che veramente fa parte del mio sentire, quindi non tanto del mio percorso artistico, proprio del mio sentimento, E quest'opera è importante, molto importante, perché a Carmen ho sempre detto che Sinopie chiude un percorso che dura da 24 anni. Tutta questa mia ricerca nel volto, nell'icona, esclusivamente nella dimensione dell'universo del volto, dopo diciamo 20 anni di ricerca, adesso con Sinopia quasi si chiude e sto aggiungendo qualcosa al mio lavoro. E quindi un po' questo sentimento che io ho nei confronti della mia produzione, un po' la lettura del tuo testo ha fatto nascere Sacultus, che è un'opera che apparentemente chiaramente si ricollega alla mia poetica, alla mia cifra artistica, però c'è qualcosa di nuovo. C'è qualcosa di nuovo perché, diciamo, in maniera molto semplice, forse già il fatto di rappresentare un corpo e non un volto, non soltanto un volto. Ecco, diciamo che questa può non sembrare, perché io chiaramente lavorativamente parlando nel mio mestiere dell'arte di corpi ne ho fatti tantissimi, però nella mia pittura, in questa pittura, per me è un grandissimo passaggio renderlo così palese, no? Così evidente, così concentrato in qualcosa. Ecco, diciamo che quindi quest'opera, come mi sono raccontato con Carmen al telefono prima di portarla, ho detto forse è il primo figlio di Sinopie. E così la sento, proprio il primo figlio di Sinopie. Quindi questo progetto, queste 8 opere inedite che chiudono un percorso di 20 anni, hanno dato vita a lui, quindi c'è un forte sentimento nei confronti di questo lavoro. Sì, la cosa divertente del Porpora è che io raccontavo a Carmen che insomma questo nuvole porpora,
mi risuonava tantissimo, mi ci sentivo tanto, e quindi ho preso questi tre rossi e ho creato il mio purpura, doveva assolutamente essere mio, insomma, sentivo di renderlo profondo. Infatti quando lo vedrete è un colore molto particolare, perché non lo so, non lo so, dipende come si vede, ha delle rifrangenze di colore, molto, è un colore che si vede che ha tre rossi dentro, perché ha delle nuance molto particolari. Parla dell'incenso, Fabio nel suo testo, che se avrete poi possibilità di leggere sul catalogo, Fabio a un certo punto parla di questo sacro incenso, e quindi queste parole anche come porpora mi hanno colpito, e ho detto dedichiamo un'opera all'incenso, ma l'incenso inteso proprio come incenso, quindi come quel qualcosa anche di naturale, di concreto, di, che esiste, no? E quindi parlo dell'incenso, l'incenso visto in due forme un pochino diverse, quindi l'elevazione spirituale e quindi la sacralità dell'incenso, ma anche quell'incenso che abbiamo utilizzato a volte anche per il sacrificio, e quindi questa doppia visione di un qualcosa che eleva, che purifica, oppure che invece porta giù. E allora l'aquila e il serpente, quindi insomma lo spirito, la materia, e quindi la falena nella dimensione del notturno e la farfalla nella dimensione della rinascita e della primavera, oppure quella bilancia infilzata su quel cuore che è la passione, che è il sacrificio, che è il tormento, una bilancia che regge due simboli che sono il simbolo dell'acqua e il simbolo del fuoco, l'acqua perché è la purezza, la purificazione, il fuoco perché è lo strumento attraverso il quale noi bruciamo l'incenso. E insomma, le stelle bianche e le stelle nere, no? La stella alta sotto l'aquila e la stella in basso che è tagliata dal serpente, che ora in foto non si vede, ma la vede. Insomma, finisco. Questo è un po' Sacruntus e vabbè, lo vedrete giù, ognuno di voi ci leggerà quello che ci vuole leggere, perché è molto importante anche lasciare la libertà. Per questo a me non piace parlare troppo, perché non voglio indottrinare le persone nella lettura delle mie opere, non è giusto. Come nella poesia, no? Io dico sempre questo, perché chiudo qua. Quando un poeta, un artista poeta scrive una poesia, usa delle parole che sono chiare a tutti, perché se il poeta scrive casa, tutti sappiamo leggere quella parola, però per me quella parola casa ha un senso, per il poeta quando l'ha inserita nel suo brano aveva un altro senso che non il mio, però la cosa importante è che quella parola è universale, quindi quella farfalla è universale, ognuno deve leggerla come vuole. A proposito allora di poesia, sentiamo cosa da dirci Marilina Trepinta. Buonasera, allora io so che i ringraziamenti sono noiosi e spesso sono soltanto dovuti, e nel mio caso non sono, saranno noiosi ma non sono dovuti, perché devo ringraziare Carmen. Innanzitutto perché ha voluto la poesia, e quindi non solo quella mia ma anche quella della grande Alda Merini, e soprattutto perché ha voluto me, perché Carmen fa le cose in base non solo all'affetto ma alla stima, e quindi essere nella stima di Carmen per me è un grande onore. Detto questo, mi sono presa l'ardire, e spero di non rubare troppo tempo, ma io queste cose le devo dire, mi sono presa a dire, siccome l'arte mi piace, e anzi devo dire che ho studiato, ho letto, prima di venire qui, perché dovevo presentare un libro di poesia un po' strano, mi sono ritrovata a leggere dei libri di psicologia dell'arte, di neuroestetica, ho scoperto che esiste anche il neurodiritto,
Il fondatore della neuroestetica è un certo Sami Zeki, che è un neurologo che si occupa proprio dei processi cerebrali che si mettono in moto, delle aree cerebrali che si mettono in moto quando noi guardiamo un'opera d'arte. E questa mattina mi sono letto un libro bellissimo, consiglio a tutti, che è, di un certo, che è stato scritto nel 1921 da un certo Hans Pinzorn, che fu il direttore di una serie di manicomi e raccolse ben 170 opere di malati mentali, e sulle opere dei malati mentali scrive la sua visione dell'arte. E devo dire che le cose che sono state dette e che ha detto Emiliano corrispondono perfettamente, perché innanzitutto l'opera d'arte si distingue da qualsiasi opera dell'uomo perché non ha un fine, non ha un fine, è più un bisogno espressivo. Ma quando costruisco un'opera d'arte, quando faccio un'opera d'arte, spesso io non so nemmeno dove porta l'opera, no? Che cosa arriverà dopo, io sto esprimendo un bisogno, non ha un fine. Se non so, se io devo fare una sedia, faccio una sedia, ha un fine, voglio costruire una sedia. La seconda cosa che è stata detta e che corrisponde perfettamente è che esiste, detto da me forse è anche un po' banale, ma esiste e non può prescindere il rapporto, la simbiosi, la sintonia, chiamatela come volete, l'osmosi, principio di basi comunicanti tra chi osserva l'opera d'arte e chi l'ha fatta. È fondamentale. Poi che cosa accade, diceva Pinzorn, se io ho una cultura estetica, artistica, allora io capisco anche il quadro astratto, perché capisco anche come si arriva alla pittura astratta o per esempio al cubismo di Picasso. Se invece io sono una persona assolutamente digiuna d'arte, percepisco l'impressione, l'emozione, lo stato d'animo che quell'opera d'arte provoca e fa prorompere dentro di me. Questa lunga premessa per dirvi che io ho scritto una cosa prima di leggere la mia poesia, però ci tenevo a dire ad Emiliano, visto che ho questa grande opportunità, che cosa mi ha colpito della sua opera. Io non sono una, sono soltanto un'appassionata, e parto dal fatto che la cosa che mi ha colpito dei suoi quadri, ovviamente non di certo i simboli che lui, ovviamente, che Carmen mi ha spiegato quando ci siamo incontrati per parlare di questo, ma la cosa che mi ha colpito è lo sguardo. E sono partita da un docente di comportamento animale che si chiama Ashley Ward, che dice che l'uomo, che l'animale uomo è un animale eminentemente visivo, cioè a differenza degli altri animali, tipo i pipistrelli o i miei cani che seguono l'olfatto, o i pipistrelli che vanno con i sonar, l'uomo usa lo sguardo. Pensate che ci sono ben 200, me lo sono scritto, milioni di cellule, e quando guardiamo il cervello consuma più di tutte le altre attività che si tocca, che gli accade di fare. E io ho detto questo, le sinopie di Emiliano Alfonso, Ashley Ward dice, attenzione, noi guardiamo ma molto spesso non vediamo. Le sinopie di Emiliano Alfonso non si possono semplicemente guardare, ma pretendono, esigono, impongono di essere viste. Con uno sguardo, ed è questo quello che mi ha colpito, in cui se ci fate caso, ci farete caso, guardate gli occhi dei volti che sono stati dipinti da Emiliano, con uno sguardo in cui allo stesso tempo chi vede è a sua volta visto, svelato, snudato, cioè messo a nudo, perché le sue opere sollecitano un senso della vista verso quello che Freud chiamava Anheimlich, cioè è stato tradotto il perturbante, lo spaesamento. Fateci caso. L'osservatore agisce con l'immagine e all'immagine reagisce, non può stare fermo, non può contemplare in modo passivo, si lascia attraversare perché è chiamato a farne parte, e alla fine cerca di capire perché quello sguardo incredibilmente reciproco lo sta convocando, lo sottopone a giudizio, lo scava, lo eviscera senza mai rivelare verso dove vuole condurlo.
e in cosa vuole coinvolgerlo. E lì sta lo spaesamento, tu non sai dove ti porta. Uno sguardo che lo slenta, lo disarma, lo arrende, lasciando che si esprima liberamente il suo stesso essere, facendo emergere quella profondità caotica che sfugge alla coscienza. Allora, è stato letto, mi hanno ricordato due libri che ho letto, bellissimi, ve li consiglio, bellissimi, se vi piace l'arte. Questione di sguardi, di John, mi hanno detto che si dice Berger, io lo pronuncio alla tedesca. John Berger, quando parla di Susanna e i Vecchioni, no? Dice che quel quadro, non so se ce l'avete presente, ogni centimetro quadrato di questo dipinto, pur rimanendo visivo, provoca, stuzzica il senso del tatto. Si dice che il primo pittore che abbia, anche perché io sono convinta che non si veda solo con gli occhi, e non si vede con gli occhi ma si vede col cervello, il primo pittore che è riuscito attraverso la sua pittura a sollecitare il senso del tatto, e io lo so perché l'ho vista alla Cappella degli Scrovegni, è Giotto. Ma io penso che anche Emiliano su questa scia, proprio come accade a chi osserva le opere di Sinopia, si sente forte e irreprimibile l'istinto di toccarle, tastarne le polveri che hanno prodotto il miracolo del colore, sfiorare i miniati preziosismi, accarezzarne i volti per sentirne la squisita delicatezza. L'altro libro è di Nadia Fusini, una grandissima shakespeariana, grande affabulatrice, grande narratrice. Si occupa di un dipinto di Holbein, Gli ambasciatori. Il libro si intitola Il potere o la vita. Sentite che bella questa frase, la leggo perché non sono brava come la Fusini. L'arte rende visibile quel che non è, e tutto quel che non è è il che vedo nel quadro. E ancora, ma siamo sicuri che le proprietà frontali del visibile esauriscano la visione? O non rimane sempre una latenza che ci inquieta? Sinopia riesce a fare proprio questo, rende visibili a noi stessi quel senso che credevamo perduto e che invece ci consiste. Scusate, detto questo, passo alla materia per cui sono stata convocata. E ovviamente anticipo un po' l'argomento, perché ho scelto una poesia, e sono sicura che tutti penseranno che non è una poesia, ma la poesia è un campo che al pari della pittura consente di sperimentare, a differenza della narrativa in cui c'è una struttura, una logica. In poesia si può fare quello che si vuole, almeno dal mio punto di vista. E io faccio stamattina... scherzando con uno dei miei figli, ho detto, beh, io faccio neuropoesia, prendo la scienza, la neuroscienza e la metto in versi. Ed è una poesia sullo sguardo. Gli occhi non ritrattano mai, sono gli unici organi che non hanno possibilità di ricredersi, forse perché quello che vedono se lo costruiscono. Gli oggetti si fissano per sempre e non mutano, anche se provi a chiudere e aprire gli occhi milioni di volte. Gli occhi non ritrattano, non possono, perché nel momento in cui guardano si appropriano di tutto ciò che vedono, se ne impossessano, diventano essi stessi quegli oggetti, li espropriano del loro spazio cui sembrano ancora appartenere. La sostanza smette di essere delle cose e diventa proprietà degli occhi. È il pensiero che conduce lo sguardo a spingersi verso il possibile, ad abbandonare la realtà coerente e consistente, per andare oltre, per arrischiare dove tutto sembra muoversi dentro forme che cambiano di continuo. Il pensiero non sa mai cosa incontrerà al di là dello sguardo. Gli occhi sanno cos'è il confine. Il pensiero non se ne preoccupa, non lo considera. Il pensiero annienta il confine. Gli occhi non possono vedere ciò che manca, ciò che non esiste. È il pensiero che sa cos'è il vuoto.
riesce persino a misurarlo, ma non si accorge di quello che si forma a poco, in modo lento, inesorabile, dentro di sé. Grazie. Questo coinvolgimento dei sensi, a prescindere da quello che vediamo, da quello che ci piace, da quello che non ci piace, però e mi fa piacere che sia stato anche un sentimento comune, no? Quindi significa, come diceva prima Emiliano, nello spiegare, no? Nel dire se funziona questa alchimia fra chi osserva, vuol dire che l'artista ha saputo creare questo contatto, se non c'è vuol dire che qualcosa non va, non in chi osserva, ma in chi crea. Ed è lo sguardo. Effettivamente tutti noi, tutti quelli che abbiamo parlato, tutti quelli che in precedenza abbiamo parlato, tutti quanti di questa, innanzitutto che ha detto una cosa importantissima, anche là, io volevo proprio passare una cosa che non si fa assolutamente sulle opere d'arte, è mettere le mani sull'opera, no? Però ti viene quasi quell'istinto di accarezzare, perché sembra quasi la pelle di un bambino. Io l'ho paragonata alla pelle di un neonato, cioè quella superficie così vellutata che già vedi con gli occhi, ti viene quasi di sfiorarla, ma non si fa chiaramente, questa è una cosa che dobbiamo ribadire, ma è un elemento che ho trovato, cioè una sensazione che avete provato in tanti. E poi quella appunto dello sguardo che ti chiama dentro, e se ti allontani, sei chiamato a tornare, a dire ma perché? Cosa c'è di oltre? La parola oltre è una parola chiave, perché non ti fermi, vuoi sapere di più, quindi ma vuoi sapere di più anche da te stesso, perché l'opera di Emiliano diventa quasi uno specchio dove tu ti rifletti, ti costringe in quella staticità, in quel fermo immagine, perché non c'è movimento nelle sue opere, questo va ribadito, ma è un movimento mentale, qualcosa che ti ruota e quindi ti fa entrare in questo vortice fino a doverti quasi confrontare con te stesso, perché ti porta al centro delle tue emozioni. E le emozioni nascono sempre da qualcosa che è dentro di te. Sono altre due, sì, ovviamente. Ok, non vogliamo dilungarci molto, ma una cosa volevo sottolinearla prima di passare di nuovo la parola a Eugenio Patanè, che con la sua voce riesce anche a farti entrare dentro le poesie, oltre a far entrare le poesie dentro di te. Io ho avuto modo di conoscerlo qualche tempo fa, eravamo a Riposto, o no? Sì, o al Giardino, al teatro. L'ho visto in veste di regista in realtà in quell'occasione. Poi ho scoperto che fa anche queste interpretazioni sublimi. E volevo semplicemente dire una cosa, che è vero che queste opere ti invogliano quasi a volerle toccare, le vedi così e ti sembrano piatte. Ma quando le vedrete scoprirete che sì, è vero, non c'è movimento, come dice Carmen, ma in realtà il movimento è lasciato allo spazio, allo spessore, alla tridimensionalità. Perché quando le vedrete vi renderete conto che non è un'opera liscia. Cioè è liscia la pittura, forse, ma neanche quella, perché è a volumi in rilievo, ma tutta... diciamo l'architettura che voi vedete attorno all'opera, che qui vedete come una semplice pittura, vedrete che non è così, ma non vi anticipo niente, le vedrete là. E come diceva Emiliano, ultima cosa prima di passare la parola a Eugenio,
quando guardate le opere, non fermatevi soltanto ad una angolazione dell'opera, guardatela da più angolazioni, perché scoprirete cose nuove e vedrete cose nuove. O sbaglio? Allora, Eugenio, a te la parola per un'ulteriore poesia. Sì, allora, prima di leggerla però volevo dire anche la mia a proposito di Emiliano, perché insomma io lo accompagno da Palermo e in base a quanto è stato detto da tutti e quattro ho pensato realmente che esiste un termine in fisica quantistica, insomma le abbiamo tirate in ballo tutte, quindi perché no la fisica quantistica, e che si chiama entanglement. L'entanglement è quando due particelle hanno a che fare l'una con l'altra per un po' e poi però si separano, ma rimane qualcosa sull'una e sull'altra particella. Ecco, il mio rapporto con Emiliano è questo, ma credo anche il rapporto del fruitore con la sua opera, perché è vero quello che si diceva sullo sguardo delle sue opere. Qui ne avete un assaggio, ma sotto potrete godere di una serie di sguardi che sono atemporali, eppure concreti. In questo caso c'è un corpo, in tanti altri vedrete degli sguardi oltre il tempo, e questo testo, credo, della Merini si sposa perfettamente con quanto detto finora. Degli angeli abbiamo una vecchia memoria, ce ne hanno raccontato le nonne, che hanno delle grandi ali e che volano alto e che sono esenti dal male e sono esenti dalle lacrime. Ma gli angeli piangono, vanno e vengono dalla terra al cielo a portare le nostre preghiere, le nostre desolazioni, i nostri spazi vuoti. Gli angeli non capiscono l'amore. Se capissero l'amore morirebbero, però lo guardano con tenerezza e lo riducono a una terra limitata, così limitata che loro la devono abbandonare, perché sono abituati a spazi più alti. Gli angeli non credono nell'amore dell'uomo, ma credono nel vincolo che l'uomo ha con le sue ali, col suo desiderio d'amore. L'amore per l'uomo è qualcosa di universale, è una terra, una fame insaziabile, e l'angelo vuole accompagnare l'uomo verso questo amore, questa terra che sembra desolata e invece rivela ricchezze incredibili. Ovunque tu sia, ovunque tu mi guardi, ovunque tu stabilisca, io abbia una casa, fosse pure una grigia prigione, io so che da qualsiasi pietra tu puoi far scaturire un fiore nel perimetro della mia mente. Allora, siamo arrivati alla fine, quindi prima di passare e concludere in bellezza con un'altra poesia di Marilina Giaquinta, passo alle cose, diciamo, doverose, come diceva qualcuno anche può essere noiose, ma sono i ringraziamenti che dobbiamo fare necessariamente. Allora, ovviamente il primo ringraziamento va fatto a voi che siete venuti e a tutti coloro che poi avranno modo di fruire la mostra. E il ringraziamento ovviamente alla nostra istituzione, al nostro vescovo, diciamo, che ci permette di realizzare tutto questo, che ci accompagna nel percorso di questa formazione che stiamo cercando di offrire insieme all'archivio e alla biblioteca in questi anni, con la Cronomab, che ormai, diciamo, per alcuni è abbastanza noto, per altri forse un po' meno, però insomma, museo, archivio e biblioteca che lavorano insieme. E il ringraziamento va ovviamente anche all'artista che ci ha offerto questa possibilità di osservare queste opere che vedrete in cappella, a Carmen, che l'ha curata sempre con grande maestria e passione, devo dire, anche eccessiva passione a volte, perché è molto
focosa nel modo di trattare le cose, però mi fa piacere perché almeno esprime, diciamo, una passionalità che arricchisce di senso e di desiderio anche le cose che si fanno, no? Il mio ringraziamento va anche a Eugenio Patanè e a Marilina Giaquinta, che ci hanno voluto accompagnare in questa esposizione con le poesie interpretate e anche realizzate, oltre che lette, cioè interpretate. E alla grande Alda Merini, che ci ha accompagnato ormai da tempo in questa esperienza che abbiamo fatto. E poi ovviamente devo ringraziare, ma lo faccio con grande piacere, l'associazione CREIOS, che è l'associazione di volontariato che ci supporta nella logistica di tutto quello che si realizza qui all'interno del museo. A Michele Sabatteri e a Angelo Mangiavillano, che hanno dato una mano nell'allestimento che abbiamo fatto ieri, nonostante fosse l'Immacolata, ma era l'unico giorno disponibile e quindi abbiamo fatto l'allestimento ieri mattina e continuato nel pomeriggio poi fino a sera, perché io sono rimasto qui finché morte non ci separasse. E poi voglio ringraziare anche Irene Fiorentino. In realtà non la ringraziamo quasi mai quando facciamo gli eventi, ma è quella che cura la grafica delle comunicazioni di tutti gli eventi che facciamo al museo, quindi a lei va un grande ringraziamento, anche perché si occupa in maniera particolare non soltanto del museo ma di tutta la diocesi, e chi ha mani in pasta sulla grafica sa benissimo che cosa significa, perché qui una diocesi che non è solo il museo, che già è il museo di suo, diciamo, fa tante cose, ma la diocesi ha un sacco di eventi e di cose che è lei che segue dal punto di vista grafico. Quindi grazie a Irene, anche se qui non c'è, ma sicuramente magari poi lo vedrà nella diretta che abbiamo fatto. E il ringraziamento va anche a Peppe Cucciari, che è lo stampatore. Se mi passi avanti per piacere, perché magari qualcuno mi può sfuggire. Vabbè, l'edilizia impiantistica Alfieri, che ha curato l'aspetto illuminotecnico, o meglio, diciamo, ha montato le luci, poi alla fine abbiamo dovuto fare tutto noi, perché ovviamente questo tipo di opere non possono essere illuminate in maniera tradizionale, quindi ci siamo dovuti adeguare con il tipo di impianto che avevamo. E l'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, e poi vorremmo ringraziare due persone che non sono qui presenti, ma che sono presenti, diciamo, attraverso il loro operato, e sono Barbara Ferrabecoli, che la mentore e maestra di Emiliano, che realizza delle vetrate spettacolari di cui vedrete un esempio qui rappresentato, e poi Carlo Chiatti, che ha realizzato la scocca di una delle opere, delle sinopie che troverete lì, e che è appunto l'opera 161 a Terra di Siena. Vabbè, il vescovo l'abbiamo detto, l'economo pure, perché ovviamente, come si dice, senza soldi non si canta messa, si diceva una volta, no? Però oggettivamente è così, senza il supporto economico non si può fare molto. E l'assessorato al turismo, che ha dato il patrocinio, mi pare di aver ringraziato tutti. Il patrocinio per il catalogo abbiamo dato il museo Ludia di Agrigento e noi, il museo diocesano, praticamente il patrocinio non gratuito, è stato un patrocinio oneroso stavolta, però vale la pena, perché quando si fa una mostra il catalogo è veramente qualcosa di importante che lascia un segno anche nel dopo. E cosa dire? Io vi dico soltanto che dopo l'inaugurazione della cappella ci sarà la possibilità nella sala del restauro, non di restaurarci, anche se avremo bisogno pure di quello alcuni di noi, ma c'è la possibilità di poter assaggiare le cosiddette collorelle, che è un dolce tipico di Caltagirone, con un bicchiere di vino offerto dalla cantina Iudeca. Quindi adesso io passo la parola a Marina Giaquinta, e dopo la sua poesia possiamo spostarci direttamente in cappella per vedere finalmente questa mostra di cui abbiamo parlato in abbondanza. Ok, grazie a tutti. Sarà Carlo.
fosse una poesia, però secondo me magari la leggo dopo. Dopo per poco. Ma questa, secondo me questa, ho detto a Carmen che oltre allo sguardo le tue opere a me avevano, io le ho associate al sogno, e quindi questa poesia parla del sogno. Non si tratta di questo, la misura è sempre quella, è vero, quella di un intervallo in un continuo, ma per conoscere la realtà e forse anche per riuscire a capirla, non bisogna misurarla, bisogna sognarla. Per questo non ricordiamo i sogni e non sappiamo raccontarli quando rimangono al mattino svegli. I sogni non hanno il tempo della vita, i sogni non hanno nessun tempo. I sogni nascono quando il tempo muore. Invece noi continuiamo a dire che i sogni sono il nostro passato, che sa vedere il nostro futuro, ancora una volta tentando di misurare ciò che esiste, proprio perché non ha misura. Non si tratta di questo. È la vita che produce tempo, non il sogno. Il sogno ci restituisce all'infinito, che sia fatto di tempo o di spazio o di possibile o di angoscia, di ignoto, che sia un tutto vuoto, irrappresentabile, un pieno, fatto di niente di pensabile, o quell'aperto cui mai siamo rivolti e che ci ricordi la nostra caduta, o l'eterno oscuro senso di perdita che sentiamo quando pensiamo alla fine. Non si tratta di questo. Sulla spiaggia la musica è forte e al microfono uno si sgola e stona e ponza la testa e invita tutti a cantare, perché è da svegli che si vuole sognare. Specie se è estate, c'è il mare, il tramonto, è qualcosa da bere e qualcuno da baciare, è una canzone allegra da ballare. Mentre è lontano, un barchino senza motore, pieno del mondo disgraziato e del suo dolore, sogna di non affogare, sogna di non morire. Di questo si tratta, di riuscire a sognare. Grazie. Ci possiamo accomodare in cappella adesso, così finalmente vediamo la vostra.